leggete voi e tireremo delle conclusioni. Allora, abbiamo in collegamento Sergio Rizzo. Sergio, ci sei? Sì. Buonasera, intanto, e grazie per aver accettato l'invito ad intervenire in questa trasmissione. Sergio, prima che tu ti collegassi abbiamo fatto una presentazione, diciamo, di tutti i lavori che tu hai fatto come giornalista importanti, e tra questi ovviamente non possiamo, come scrittore, non citare il libro La Casta, e quindi tu, diciamo, hai parlato di tutti quei privilegi spesso di cui godono i nostri parlamentari, ma io ti chiedo questo: si parla invece molto poco di ciò che origina questi privilegi, quindi si parla molto poco di autodichia, autocrinia. Come mai? Sono termini difficili, perché mi spieghi, insomma, lo chiedo a te, perché sei uno che se ne parla poco perché la gente non sa cos'è, perché è una di quelle cose misteriose che sono tenute appositamente misteriose, perché così almeno non si può discutere, non si può probabilmente cambiare, no? Cioè, questa è una vecchia storia, è una storia che inizia con la Repubblica, di fatto iniziata anche prima, però, diciamo, con la Repubblica assume una dimensione in qualche modo formale, ancorché non ci sia nessuna legge che lo prevede, che prevede che, appunto, che tutte le iniziative prese all'interno di queste istituzioni politiche, no? Non siano sindacabili, perché l'autodichia questo è. La cosa curiosa è che questo principio viene poi a un certo punto esteso anche a cose che non c'entra niente con la politica, certo. Perché se è comprensibile, se è accettabile, anzi, se è auspicabile che la politica abbia che il Parlamento abbia una sua sfera di assoluta autonomia, sì. Che lo so anch'io che l'autonomia finanziaria poi significa anche autonomia, diciamo, in termini sostanziali, no? Tutte le autorità indipendenti in qualche modo sono autonome anche finanziariamente, quindi, diciamo, è proprio un concetto di base quello dell'autonomia finanziaria, della insindacabilità di certe cose, però non si capisce perché questa cosa debba riguardare anche i dipendenti, per esempio, debba riguardare anche gli appalti che non sono controllabili, debba riguardare, che ne so, certe iniziative come quella che di cui stavate parlando voi, che ha fatto spendere i contribuenti, questo è il calcolo. Mi pare che fosse, insomma, che di affitti tra Camera e Senato si spendono all'anno circa 50 milioni di euro. Ma adesso non si spendono più perché per fortuna quei contratti sono stati rescissi. Ma quello mi ricordo che è un conto che facemmo sulla Casta all'epoca, ma che poi venne rifatto ancora più preciso in seguito dai radicali proprio. Sì. E si arriva a 600 milioni. Cioè, con 600 milioni quei palazzi te li compravi hai voglia quante volte, no? E quindi quella è una storia veramente che dice tutto. E quindi poi qui entra in ballo forse anche la questione dell'interlocutore necessitato, cioè il fatto che il codice degli appalti prevede che si può scavalcare la gara scegliendo appunto un interlocutore necessitato, quindi in questo caso possiamo dire che Camera e Senato hanno optato sempre per interlocutori necessitati. Ah, dunque, quella storia lì è una storia forse ancora più pelosa, perché quella storia lì nasce su indicazione della Camera, cioè lì è la Camera che chiede a questo signore di comprare degli immobili per poi affittarli. Sì, sì. No? Che è una cosa singolarissima questa, perché a quel punto, siccome quello che paga di canone è ben superiore alla rata del mutuo che si sarebbe dovuta fare
per acquistare quella roba, vuol dire che tu già hai deciso che stai facendo un favore a un signore, no? Certo. Ma perché devi fare un favore a quel signore lì? Proprio a quello. E perché quando il segretario generale dell'epoca si mette di traverso, tu lo cacci via, lo sostituisci? Perché questo è successo, eh. Allora, qui vengono fuori tante domande. E mi pare che stiano cominciando a venire fuori anche alcune risposte. Dopodiché scopriremo, vedete se mi sbaglio, ma scopriremo che siccome queste qui sono storie che hanno a che fare con un'epoca lontana da noi di 20 anni, perché tutto comincia nel 98 se non ricordo male, voi lo sapete che c'è in Italia questo meccanismo per cui la prescrizione scatta non dal momento in cui si scopre il reato, ma dal momento in cui il reato viene commesso, che è una cosa fantastica, no? Perché consente poi di finire tutto in prescrizione, perché è chiaro, certo, che su certi reati li viene a scoprire sempre anni dopo, no? E quindi già ti sei mangiato tutto. Quei reati lì che sono stati commessi, perché saranno stati commessi dei reati, io sono sospettoso, però sono abbastanza sicuro di quello che dico, perché se no non si spiega, si scoprirà che sono stati già prescritti. Ecco. Quindi quello che lui Scarpellini oggi sta dicendo, dirà o racconterà o non racconterà, adesso poi vedremo, perché lui ha fatto dei nomi che noi ancora non conosciamo. Certo, il 25 maggio ci sarà l'udienza, no? Che noi ancora non conosciamo, però io sono molto curioso di sapere quei nomi lì, perché ho la sensazione che quella storia lì non sia una storia nata per caso e che è andata avanti così per caso. Sono anche abbastanza convinto che diciamo che probabilmente esiste un nesso tra il fatto che lui abbia avuto, questo imprenditore abbia avuto queste grandi, perché poi Scarpellini, non ci dobbiamo dimenticare che era così abile, così bravo da avere rapporti con tantissime altre istituzioni. È vero. Credo che gestisse anche qualche cosa per il Quirinale, se non sbaglio. Beh, aveva anche lì abbiamo una certa parte di autodichia. Beh, certo, però per esempio era il proprietario della lui aveva affittato dall'INPGI, cioè dal nostro ente di previdenza dei giornalisti, un immobile all'Argoloria, che è quello dove, se non sbaglio, erano le commissioni del comune oppure i consiglieri comunali, insomma. Sì, consiglieri comunali. Ecco, l'aveva preso in affitto dall'IBG a 2 milioni e l'affittava al comune a 9. Certo. Naturalmente con i servizi, eccetera, però poi di fatto di solo acquisto, di solo affitto mi pare fossero 5,5. Quindi la domanda è: ma perché Libgi affitta a un signore a 2 e poi questo a sua volta affitta al comune riaffitta a 5,5? Non poteva già affittarlo Libgi al comune e magari non ci rimetteva un sacco di soldi? Cioè, ci sono tutta una serie di cose. Sì, che è la stessa cosa poi che è successa, diciamo, per la Camera dei Deputati. Ma delle domande te le fai, dici: ma perché? Ma chi è stato? Chi è il funzionario che ha firmato questa cosa? Chi è stato? Nome e cognome, vogliamo nome e cognome di chi chiedo, ha firmato. Chiedo scusa, dottor Rizzo, ma lei è anche il contrario, però. Se c'è stato invece un funzionario che non ha firmato delle cose, cioè se c'è stato un esame attento dei conti che ha consentito di risparmiare delle spese, se di questo esame il nostro amico e ricorrente Piero Lorenzoni è stato in qualche modo ripagato con il demansionamento, forse vuol dire il contrario di quello che lei sta dicendo invece per i tra virgolette colpevoli. Allora, ci sono delle analogie, se permette. Non ho capito. No, perché probabilmente Sergio non è ricollegato fin dal principio. Qui c'è un ospite, Piero Lorenzoni, che è ricorrente in Corte Costituzionale perché è stato demansionato, diciamo, dall'organo costituzionale per aver denunciato, diciamo, delle situazioni poco chiare. Ora, quindi Bonomo, il consigliere, dice: ma non è che poi questa situazione in realtà può essere anche vista sotto un altro aspetto, cioè il consigliere, il dipendente che denuncia, poi dall'amministrazione viene in qualche modo, proprio in virtù di questa autonomia, viene demansionato, declassato, insomma gli si può fare tutto quello che vuole. Diciamo che abbiamo un'occasione.
abbiamo un'occasione. Vabbè, ma quella è una confessione, no? No, è una confessione, perché se io demansiono quello che denuncia una roba del genere, vuol dire che io in qualche modo sono coinvolto in quella roba lì. E per questo farà specie che dopo 15 anni ancora non riesco ad arrivare a sentenza, e quindi abbiamo un'opportunità. Abbiamo l'opportunità, perché andrò per la terza volta, è una storia unica nella storia pubblica, in Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha l'occasione di abolire questa autonomia, autocrimine da una parte e autodichia dall'altra. Quindi lo Stato di diritto entrerà negli organi costituzionali e probabilmente i cittadini godranno del beneficio di avere la trasparenza. Io vi devo interrompere perché abbiamo solo un minuto. Secondo te, Sergio, la Corte Costituzionale, nel caso Lorenzoni, abolirà questa autodichia? Ma guarda, io ho qualche dubbio, sinceramente, perché loro ovviamente sono coinvolti in prima persona, quindi attenzione, perché poi anche la Corte Costituzionale è un organo costituzionale, quindi anche lì c'è l'autodichia, non è che lì non c'è. Quindi credo che sarà un problema questo. La cosa importante però è insistere, secondo me, intanto per ottenere un risultato, cioè che quantomeno alcune cose che non c'entrano niente con il giusto diritto all'autodichia vengano portate fuori. Per esempio, io sono scandalizzato del fatto che i dipendenti di Camera e Senato non abbiano il tetto come hanno tutti gli altri stipendi dei dipendenti pubblici, perché di fatto non ce l'hanno quel tetto lì, capito? E adesso dal 1 gennaio tornano i vecchi stipendi ancora. Quindi ci sono delle cose, oppure gli appalti, ma è poi possibile che non si possa sapere come fanno le gare Camera e Senato? Appunto, perché sono gare spesso ristrette, gare chiuse. Sì, ma non è un servizio segreto, non sono i servizi segreti, capito? Certamente. Cioè, sono d'accordo con te. Ecco, quindi è giusto che ci sia una gestione autonoma di ciò che compete alla politica, ma non quella amministrativa. Ma che questa gestione sia altrettanto riversata autonomamente sull'amministrazione, perché se no ci sono i dipendenti di serie A e di serie B. Poi spiegatemi perché i dipendenti della Camera dei Comuni della Gran Bretagna hanno uno stipendio che è un quarto mediamente di quello dei dipendenti della Camera dei Deputati. Forse perché non corrono il rischio di essere dimensionati. Permettete di dire una cosa: in questi 15 anni, tra spese vive e mancato guadagno, per cercare di abbattere questa organizzazione dell'autodichia, che è stata fatta, ripeto, in violazione dell'articolo 102, perché è stata costituita nel 88, io ho speso quasi 100.000 euro, no, oltre alle risorse personali e energie che ho dovuto spendere su questa vicenda. Quindi chiedo a tutti i giornalisti che sono qua di non avere dubbi sul fatto che, essendo in violazione dell'articolo 102 della Costituzione, verrà abbattuto questo sistema. Perché la Corte Costituzionale ce l'ha, ma ce l'ha in base alla legge istitutiva, mentre gli organi costituzionali se la sono, fra virgolette, cucinata in casa nell'88. Soprattutto aggiungo che è allucinante il fatto che siano 3 giudici interni a dover giudicare sui ricorsi interni. Allora, tenete presente che io ho una sentenza passata in giudicato di organi interni che dice che il dimensionamento è illegittimo, e questa cosa che finisci e questa e cosa in Corte Costituzionale, nella relazione ultima che è stata fatta, non è neanche emersa. Quindi invece di avere dubbi, spingiamo perché questa cosa venga riportata dal diritto e che i cittadini abbiano la giusta trasparenza degli organi costituzionali. Allora, io, siccome so come funziona questo paese, no, mi permetto di dire che ho qualche dubbio, ma è una mia opinione personale. Ma ce l'abbiamo tutti, Sergio. Ma combattiamola insieme questa ti ringraziamo per essere intervenuto e speriamo di sentirci presto. Grazie. Ciao. Saluto anche Piero Lorenzoni e Gian Piero Bonomo. Grazie per averci tenuto compagnia. Ringrazio la regia per avermi sostenuta e buonasera agli ascoltatori. Ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie. Irene Testa, grazie ai suoi ospiti. Tra poco di nuovo in diretta con Francesco De Leo per Spazio Trasnazionale.